Fatemi le domande. Scherzi a parte. Il tabernacolo copre un terzo del libro dell'Esodo, 17 capitoli. La costruzione del tempio, soltanto due capitoli nel libro dei re. Qual è più importante? I cristiani si fanno, gli evangelici ci facciamo molte domande sul tempio, ma dobbiamo farci domande sul tabernacolo. 17 capitoli. Un fratello carissimo per me che mi ha insegnato questa storia ha impiegato 20 anni, il resto della sua vita, per costruire tabernacoli con un modellino, come il Signore gli aveva rilevato l'importanza di questo insegnamento. Spiegare 17 capitoli in una sera sola. E io cercherò persino di essere più breve delle altre volte in cui abbiamo parlato dei tabernacoli, dell'archeologia, vi ricordate? Mi dispiace per Mirta perché lei voleva ritornare su quei temi, magari ci ritorneremo, vediamo, non questa sera. Però capite che 17 capitoli di pagine della Bibbia chiedono un lungo lavoro di studio. Quindi proprio devo essere molto molto essenziale e quindi enuncerò dei concetti e per quelli anche che sono nuovo, con cui dico subito mi scuso se sentirete un linguaggio a cui forse non siete abituati nella Chiesa, ma questo attribuitelo soltanto a me. Cercherò di essere gentile con i nuovi, ma affrontiamo un tema estremamente importante dal punto di vista profetico, perché il tabernacolo è un tema profetico, questo lo dico subito, che riguarda il futuro, non il passato. Allora, cominciamo subito da un'affermazione chiara e forte. All'inizio del capitolo 25, il Signore dà un ordine a Mosè in cui dice: di al popolo di Israele di prendere un'offerta. Così intanto dovete fare attenzione alle vostre traduzioni nelle Bibbie, dove probabilmente c'è scritto di portare un'offerta, oppure di fare un'offerta, oppure di dare un'offerta. Ora, Alessandro mi ha chiesto di essere diplomatico perché so che ci sono pastori, però non si può essere troppo diplomatici davanti all'esattezza della parola di Dio, perché il termine ebraico, e questo è il mio primo punto di questa sera, il termine ebraico è terumah. Terumah vuol dire offerta, ma questa parola terumah è preceduta da un'altra parola ebraica, lakaat, che ha a che fare con un termine lekabel. Non vi preoccupate delle parole ebraiche, vi dirò soltanto quelle importanti, ok? Questa parola lakaat, che ha a che fare col termine lekabel, non significa fare un'offerta, ma significa prendere un'offerta. Cioè il movimento esattamente inverso. Allora, intanto la parola chiave che vi consiglio di annotare su un pezzo di carta perché è molto importante, anche per quelli che non studiano l'ebraico, se noi ci appropriamo di alcune parole della scrittura come Torah, che non significa legge come tradotto, ma sappiamo che significa istruzione, capiremo la chiave, alcune parole sono la chiave per entrare nell'esatta interpretazione del testo biblico così come il Signore l'ha rivelato. Così Torah vuol dire istruzione, non vuol dire legge, vuol dire guida. Terumah, la terumah è un'offerta fatta col cuore volontariamente, terumah. Allora, perché sottolineo? Perché nel testo dice all'inizio, i versetti iniziali, voi tutti siete familiari con le Bibbie, lo potete vedere, tre volte è ripetuta la parola terumah, offerta, offerta. E poi c'è un versetto che sono sicuro avete sentito molte volte nelle chiese, ma che si trova nel Nuovo Testamento, esattamente nell'Epistola ai Corinzi: il Signore ama un donatore allegro. Sono certo, quanti di voi alzate la mano avete, conoscete questo versetto? Il Signore ama un donatore, lo sapete tutti quanti. Bene, quando l'Apostolo Paolo, e qui troviamo il collegamento tra il primo e il secondo testamento, va bene, io non lo chiamerò vecchio e nuovo,
che non c'è niente di vecchio e niente di nuovo nella scrittura, nel testo biblico, quando l'Apostolo Paolo dice il Dio ama un donatore pieno di gioia, il suo pensiero si collega immediatamente a questo testo di Esodo 25 e alla parola terumà, un'offerta fatta col cuore. E questo non è soltanto un significato emotivo, ma questo ci dice che Paolo stava parlando riferito a questo testo. Credo di essere stato molto chiaro. Quindi il Signore dice a Mosè, di al popolo di Israele che prendano un'offerta, non che diano un'offerta, non che portino un'offerta, non che facciano un'offerta. Devo sottolineare questo punto. Perché? C'è un altro versetto chiave negli Atti degli Apostoli che ci spiega questo significato. Il dare dà più gioia che il ricevere, vi ricordate? Quindi questa parola terumà, questo termine di Paolo, un cuore allegro, vuol dire che offrire dà più gioia, è un prendere da Dio. Perché? Perché in realtà quello che tu dai non lo hai creato tu, non è tuo, ma tu lo hai preso da qualche altra parte. Quest'altra parte non è che la grazia di Dio. Quindi c'è un ordine preciso, tu prenderai un'offerta. Ok? Abbiamo molte volte questi punti nella Bibbia, per esempio nella Parashah Bo, scusate, Parashah Bo, per quelli che non sono, è Esodo 10:13, il Signore dice a Mosè, non dice vai da Faraone, ma dice vieni da Faraone. Bo vuol dire venire. Allora vuol dire che il Signore era nella stanza di Faraone, non era con Mosè. Capite? Questo è un altro termine che va interpretato. Ma torniamo al termine terumà. Voi prenderete un'offerta, è come che tu hai un cestino di frutta, prendi un frutto e lo offri. La primizia la offri a Dio o la offri a un amico, a un ospite o a qualcosa di questo genere. Allora il punto di questa espressione offerta, stiamo parlando solo dell'offerta, poi vedremo che queste offerte sono offerte di materiali e questi materiali serviranno per la costruzione del tabernacolo, di cui vi parlerò fra poco. Quindi il punto dell'Apostolo Paolo è che invita le chiese greche, per essere chiaro, Corinzi, Tessalonica, Filippesi, eccetera, eccetera, dà ordine a Tito e a Timoteo e, non so se lo sapevate, credo che lo sapevate, su questa parola, su questo insegnamento fondamentale, l'Apostolo Paolo scrive ben 4 capitoli. Ma voi non troverete che questa espressione, l'offerta, viene ridotta a un piccolo concetto, fate l'elemosina per i poveri di Gerusalemme. Ma non è così, Paolo non sta parlando di una colletta, questo è l'altro termine che si trova. Allora vi do anche le referenze, capitolo 15 di Romani, capitolo 16 di Prima Corinzi, capitolo 8 e 9 di Seconda Corinzi. In questi 4 capitoli Paolo parla della terumà. Perché? Perché, e qui passiamo al secondo punto, perché le offerte fatte con un cuore allegro per dare a Dio, per ricevere da Dio, questo è il senso della cosa, è un passaggio fondamentale nella costruzione del popolo di Israele. Israele è andato nell'Egitto come famiglia di Giacobbe. I loro nomi si perdono, Shemot, che corrisponde al libro dell'Esodo, se volete scrivere anche questa parola, Shemot vuol dire i nomi, quindi il libro dell'Esodo in ebraico si chiama il libro dei nomi, ma i nomi dei figli di Giacobbe si perderanno. E alla fine Faraone dirà soltanto il popolo di Israele, ma non si sanno più i nomi. Mosè non è un nome biblico, non è un nome ebraico. Mosè è un termine egiziano, sarebbe Mosè, che dà l'idea di qualcuno che è uscito dalle acque. Ok? Ma è un nome egiziano. Mosè, si sa che era della tribù di Levi. Quindi il punto qual è? Che questi nomi dei figli di Israele si erano perduti e questo popolo alla fine
Faraone riconosce l'autorità di Dio, attenzione, quindi diventa un'evangelizzazione perché lui dirà: andate, adorate al vostro Dio, sacrificate al vostro Dio e pregate per me, benedicetemi, introducetemi nella benedizione di Abramo, vostro padre. Ora qui comincerebbe un altro insegnamento. Quindi il faraone riconosce il Dio di Israele, non il Dio del Nilo, il Dio che lui stesso era, ma dice un popolo. Allora il proposito di Dio sul tabernacolo è molto semplice: fare di una famiglia di senza nomi, i cui nomi erano dispersi, creare un popolo. E questo è esattamente il proposito dell'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini: formare un popolo, formare una comunità, formare una chella, formare una chiesa. E allora l'Apostolo Paolo, abbiamo intitolato queste quattro lezioni che mi sono state chieste di tenere, e vi ringrazio ancora perché per me è l'occasione di sentire il peso e la responsabilità di parlare delle cose di Dio e quindi di dover studiare. Ho studiato parecchio per voi, quindi grazie per avermi, come dire, obbligato, costretto a studiare. E dunque il proposito dell'Apostolo Paolo è il benevolo disegno di Dio, dei due popoli farne uno solo. Ora, molti credono fra i cristiani che c'è già un popolo di Dio che è la Chiesa. Ora, questo è vero nel regno celeste, nel regno eterno, ma non è ancora vero nella terra. Dopo questa riunione io parteciperò a un'altra riunione dal titolo Croce e delizie delle teologie evangeliche. Voi capite cosa vuol dire. Quindi il tema di Paolo, quando lui parla dell'offerta, quando lui parla della costruzione di una casa, possiamo aggiungere, se me lo permettete, una casa per bambini, come abbiamo visto nel cartone animato di prima, è quello di costruire un popolo, così come il Signore ha il proposito di fare di un popolo, figli di Giacobbe che avevano dimenticato i loro nomi, costruire un popolo nel deserto. Quindi il tema del tabernacolo pone due questioni: la casa dove incontrare Dio, e questo ci rimanda a Gesù. Sono costretto a, come dire, a fare delle semplici citazioni, perché, come ho detto, il tema è vasto. Noi troviamo nel primo capitolo dell'Epistola di Giovanni, dice: è venuto a casa sua, non a casa dei gentili, a casa sua. Ma potremmo aggiungere: alcuni dei suoi non l'hanno ricevuto, perché gli apostoli l'hanno ricevuto. E poi dice: la parola tabernacolò, dice in greco, cioè abitò in mezzo a noi. Quindi la parola, il termine tabernacolo, secondo la traslitterazione dal greco e poi in italiano, sostanzialmente vuol dire essere in mezzo o essere dentro di noi, e questo è riferito alla parola di Dio ed esattamente riferito al nostro Signore Salvatore Gesù. Quindi la costruzione del tabernacolo è la costruzione di un popolo, è la creazione secondo il progetto originario di Dio. In Genesi 1:2 il Signore crea, costruisce una casa, che è la natura, affinché l'uomo abiti nella casa della natura. Mosè esce dall'Egitto e costruisce una casa dove lui può incontrare il Signore, esattamente suo fratello Aronne, questo lo sapete. Quindi il tema del tabernacolo è il tema della costruzione di un popolo, è il tema dell'unità. Ma non solo, ma intorno al tabernacolo avete visto che c'erano le tende, quindi della ricollocazione, della rinominazione dei figli di Israele secondo le tribù. Che fine hanno fatto gli egiziani che si sono associati, che hanno seguito Israele nel deserto? Sono stati integrati in questa ecclesia, perché ai piedi del Sinai si forma l'adunanza o la raunanza, termine che sta, che in ebraico è keilah, che è stato poi tradotto in greco ecclesia, e in italiano non abbiamo una parola per chiesa, perché il termine chiesa non è che la traslitterazione dal greco, quindi è rimasto
nell'originale greco. Quindi il tabernacolo è un tema di unità, è un tema di integrazione. Quando Paolo dice fate la vostra offerta gioiosa, quell'offerta non è un'elemosina per i poveri di Gerusalemme, che pure in quel momento stavano passando un momento molto difficile a causa della guerra che i romani avevano cominciato. Questa è stata un'altra grande tragedia di cui parleremo in un'altra occasione. Quindi noi abbiamo in parallelo Mosè e Paolo che dichiarano l'unità di Dio, l'unità della casa di Dio, l'unità del popolo di Dio. E tutto questo è il disegno benevolo che il Signore gli dà di pronunciare. E questo viene fatto attraverso un'offerta. Salto velocemente perché vorrei dare anche un po' di spazio, nonostante questa sera la lezione sarà più breve e la concluderà, come sapete, mia moglie Valeria. Anche lei si sente nella responsabilità di studiare per voi. Quindi abbiamo detto la terumà, l'offerta volontaria, l'unità, la casa, ma il tabernacolo è anche lo Shabbat. Cosa c'entra? Ora sono veramente stupefatto, succedono delle cose incredibili. Ho letto che l'Alleanza Evangelica, credo europea, farà una settimana di preghiere e di studio sullo Shabbat. Io sono veramente strabiliato di questa cosa. Non so se avete avuto un meraviglioso, e Dio sta facendo qualche cosa. Prego intensamente che celebrano lo Shabbat come indicato nella scrittura. Perché il tabernacolo c'entra con lo Shabbat? Questo ve la dico in una maniera estremamente semplice, perché per la costruzione del tabernacolo erano previste 39 tipi di lavoro: filare, segare, tagliare, costruire, scolpire, fondere, filare, l'ho detto, eccetera eccetera, non ve li racconto tutti. Bene, questi lavori sono proibiti attualmente nel giorno di Shabbat. Quindi la realizzazione del tabernacolo è la manifestazione visibile del tempo della pace di Dio, del riposo di Dio, dello Shabbat. Non si possono più fare questi lavori, ci si deve fermare da ogni lavoro, entrare nell'avodà di Dio, nel servizio di Dio. Se volete scrivervi questa parola, è un'altra parola chiave molto importante, avodà, che possiamo tradurre con servizio divino o servizio a Dio, oppure anche con ministerio. Molte volte si trova questa parola. Se al termine di questo corso avete preso 5 parole chiavi, vi sarete appropriati di qualche cosa di profondo nella Bibbia. Quindi il tabernacolo è il simbolo visibile dello Shabbat, ma al tempo stesso il tabernacolo è il simbolo visibile del calendario di Dio. Per citazione abbiamo in questo caso Levitico capitolo 23, perché il calendario sarà fissato, rivelato dal Signore a Mosè, sarà Israele. Lo Shabbat è fissato dal Signore stesso già in Genesi, il settimo giorno il Signore si riposò dall'opera sua, mentre il calendario di Israele, cioè la Pasqua, Pentecoste, Capanne e le altre festività, Yom Kippur, eccetera, eccetera, che sono associate, su questo abbiamo parlato altre volte, so che ormai siete molto esperti, è Israele che decide il calendario. Ma questo calendario doveva avere un luogo, e il luogo era la tenda del convegno, e poi diventerà il Tempio e la città di Gerusalemme. In Deuteronomio verrà, Mosè scriverà, voi andrete 3 volte all'anno al Tempio di Gerusalemme, e Gesù lo faceva e gli apostoli lo facevano, e questo è scritto nel Nuovo Testamento. E se loro lo facevano, dobbiamo, non dico farlo anche noi, ma almeno capire perché lo facevano. Ma se siamo seguaci di Gesù, possiamo incamminarci anche sulla via di Gerusalemme. Dunque il tabernacolo dice dello Shabbat e dice del calendario di Dio. C'è un'altra cosa brevemente di cui vorrei parlarvi. Naturalmente una casa, come abbiamo detto, è una nuova creazione. Anche la cosa che colpisce
che gli uomini cercano l'eternità nei monumenti. Ora, grazie a Dio, noi evangelici ci accontentiamo di un teatro, di un garage per fare un culto, ma noi sappiamo che le religioni del mondo, cominciando da quella egiziana, cercavano l'eternità nei monumenti, le piramidi o le cattedrali, se volete, e potremmo continuare. Ma qui abbiamo una semplice tenda, anche se molto speciale e di grande valore, che misurava niente meno che 15 metri per 5 e alta circa qualcosa 5 per 5, diciamo. Quindi era un piccolo parallelepipedo fatto soltanto di pelle. Ora non entriamo nel dettaglio del tabernacolo, come ho detto ci vorrebbe, e ognuna di questi elementi rimanda alla figura di Gesù. Scusate se sentite qualche squillo. Andiamo avanti. Quindi è una casa come lo era quello del creato. In ebraico, un'altra parola se la volete scrivere, è Mishkan, che vuol dire semplicemente, Mishkan vuol dire residenza. E che residenza? È la residenza del nome del Signore. Questa parola Mishkan è associata a un'altra parola fondamentale che sono certo che alcuni di voi già conoscono, e questa parola fondamentale è Kadosh. Perché? Prima che il termine Mishkan si chiamava Bet Amikdash, quindi Mikdash Mishkan, e Mikdash è associata alla parola massima della scrittura, che è la santità del Signore. Quindi Bet Mikdash, la casa del santo sarebbe, che poi diventerà la casa della preghiera, Mikdash, e Mishkan, la casa ce lo aggiungo io, della residenza. Ok, intanto diamo benvenuto a qualche ritardatario, ci dispiace di non poter riprendere il tema da capo, forse sarà registrato, lo speriamo. Quindi abbiamo un santuario estremamente semplice, piccolo, leggero. Io non voglio ancora spingere oltre, diciamo, questo tema. Abbiamo parlato, però voglio tornare all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo utilizza il tema della terumà, dell'offerta. Ecco, prendiamo questa come la parola chiave che ci collega direttamente alla predicazione di Paolo. Ed è una parola gigantesca nella scrittura, perché è la nascita, dopo l'attraversamento del Mar Rosso, del popolo di Israele. Dico anche da un punto di vista dell'attualità che noi abbiamo una grande grazia in questo simbolo, perché alla fine il tabernacolo non è che un simbolo. Perché abbiamo una grande grazia? Perché il tabernacolo piace molto ai fratelli evangelici da sempre, nei vari risvegli evangelici che ci sono stati, e piace molto ad Israele, dunque un tema facilmente in comune della parola di Dio, non per fare ecumenismo, ma per costruire un'amicizia vera, per costruire l'unità del popolo di Dio secondo il disegno benevolo del Signore. Questo è Paolo aveva compreso questo della costruzione del popolo di Dio. Un'altra cosa che voglio aggiungere, poi vado verso questa, facciamo così, questa sera sarò, come dire, più conciso, mi prendo un break e aspetto un'apertura di domande per indirizzarmi verso i vostri, diciamo, le vostre domande e il vostro bisogno spirituale. L'Apostolo Paolo intreccia. Ma l'Apostolo Paolo sapeva che c'era un salto da fare, un grande ostacolo. Perché? Perché come avete visto nel cartone animato di prima, Israele aveva vissuto fino a quel momento, prima dalla schiavitù, poi un po' infantilmente, della diretta, come dire, del diretto beneficio di Dio,
attraverso i miracoli che aveva visto, le sette piaghe, scusate, le dieci piaghe, l'attraversamento del Mar Rosso, gli egiziani periti nell'annegamento, e quindi loro vivevano, come dire, nel timore del Dio Onnipotente che le aveva portati in questa situazione. Ma era successo un problema. E il problema qual è stato? Che la prima raccolta non è stata una raccolta per il Signore, ma vi ricordate, è stata una raccolta di oro e gioielli per il vitello. Nel video di prima l'avete visto. Dunque il Mishkan, cioè il luogo della residenza, il luogo dell'incontro con Dio, è avvenuto dopo la caduta del vitello d'oro. Questo nella storia di... Questa è una cosa molto importante. Quindi Paolo sapeva che la comunità dei credenti, dei seguaci di Gesù, doveva attraversare un grande baratro. In un certo senso noi siamo ancora in questa fase, perché voglio ripetere questo concetto. La Chiesa del Signore, il popolo di Dio, è già uno nei cieli, ma non ancora nella terra. L'unità del popolo di Dio è solo in via di costruzione, e questo dipende da noi. Lo stesso era avvenuto esattamente nel deserto con Mosè. Mosè era salito sul monte, questo dobbiamo capirlo bene, era disceso con la prima copia delle tavole, ma nella prima copia delle tavole, forse pochi di voi lo sanno, non c'erano i dieci comandamenti scritti, ma c'erano solo gli ineffabili nomi di Dio affinché il popolo lodasse il nome di Dio. Ma quelle tavole sono state gettate a terra di Mosè e sono state perdute per sempre. Questo dice l'interpretazione ebraica molto approfondita, perché Mosè si è trovato davanti al vitello. Ma davanti a questa grave caduta, sapete l'uccisione dei 3.000, Mosè risale sul monte. Attenzione alla predestinazione, attenzione, la predestinazione è una grande dottrina. Il popolo di Israele è stato salvato per grazia, secondo la prescienza di Dio, dal popolo di Israele, perché non poteva fare nulla come popolo schiavo. Ma quando si trova nel deserto, il Dio gli fa una domanda: volete la legge? Israele può dire di sì o di no. C'è una piena libertà, e la libertà è tale che quando per la seconda volta Mosè sale sul monte e dice al Signore: voglio incontrarti faccia a faccia. Ora sto allargando un po', diciamo, quello che doveva essere l'insegnamento sul tabernacolo. Voi sapete che Mosè ha fermato la mano di Dio. Posso dire così, nessuno si scandalizza? Perché ha detto: io non scenderò se tu non perdoni questo popolo. Ma quando è sceso giù non ha detto: il Dio ci ha perdonato, tutto bene, è finita. Cioè, capite, Mosè, come aveva fatto già Abramo inutilmente per Sodoma e Gomorra, Mosè tratta davanti al Signore il perdono del suo popolo che sarà accordato. E il Signore si piega davanti all'amore di Mosè per il popolo, che però sarà punito con 3.000 uccisi, che poi risorgeranno a Pentecoste in Atti 2, dopo Atti 2. Questo, vedete come andiamo da una cosa all'altra. Dunque, Giovanni, riattiva l'audio. Vediamo così, funziona? A posto, spero che grazie. non sia un gesto di censura per aver detto qualche sbarione. No, 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 allora in quel caso... Però mi sono assunto la responsabilità di quel che ho detto prima. Bene, dopo il perdono di Dio, dopo la libertà di Mosè e la libertà del popolo di Israele assoluta, perché il perdono è per grazia, ma la scelta, la decisione dell'accettazione avviene per libera volontà, e Mosè mette davanti la sua richiesta davanti al Signore. Il Signore accetta, apprezza, possiamo dire, Mosè, e
E Mosè scenderà la seconda volta con le tavole della legge, così come le conosciamo in Esodo 20. Fra l'altro, in questi giorni, nella sequenza della lettura biblica, si trattano proprio, siamo l'ultima settimana e Mosè va da, sabato scorso, Mosè va dal Faraone, eravamo al capitolo 10-13 di Esodo, mentre stasera trattiamo da Esodo capitolo 25 in poi, quindi questo avverrà tra 3 settimane. Ricordiamoci sempre che il tempo nella fede biblica è molto molto importante. E quindi ripeto quest'ultimo passaggio: dopo la caduta del vitello, Mosè ritorna con le seconde copie del tavolo e col modello che il Signore gli darà sul monte. E dunque lui va dal popolo e dice: il modello, il vitello non c'è più, tutto è perdonato, un cuore gioioso, prendete la terumà, prendete da Dio e portate questi materiali per la costruzione di questo meraviglioso abitacolo, che è un simbolo fortissimo. Spero di non essere stato troppo, come dire, esteso o peggio ancora dispersivo. Io mi farei un primo break e un primo giro, se volete, di domande o di osservazioni, e poi magari facciamo una seconda passata. Giovanni, mentre loro pensano a qualche domanda, facciamo vedere solo un video di pubblicità, va bene? Può essere? Così loro... Tranquillo, sei tu che... Sì, così loro hanno il tempo di pensare a una... Preparate le vostre domande o le vostre osservazioni. Ok, arrivo subito col video allora, che è un video per del prossimo corso che terremo. Per presentare questo corso non ho bisogno di tanto tempo. Vi voglio fare vedere il testo, questo sarà il manuale che useremo, sono più di 300 pagine, e riguarderà una ricerca che per poterla fare, per poter scrivere il libro, ci ho messo 13 anni. 7 anni per leggere più di 600 testi in lingua, anche italiano, inglese, spagnolo, eccetera, e altri 6 anni per redigere il documento. È una ricerca che parte dalla lettera ai Romani, dal capitolo 16, e poi parlerà sempre, tratterà sempre dei Romani. Perché? Perché faremo un'indagine teologica, storica, scientifica, nei vicoli di Roma del primo, secondo e terzo secolo. Andremo a incontrare tutte le chiese etniche di Roma. L'Apostolo Paolo scrive ai Romani, non scrive alla Chiesa di Roma, non è mai esistita una Chiesa di Roma. Sono esistiti i Romani, le chiese etniche, partendo dalle chiese giudeo-cristiane a tutte le altre, frigie, latine, alessandrine, africane, insomma ne troveremo tantissime, siriache. Entreremo nei vicoli di Roma, nei quartieri di Roma, strada per strada, vedremo dove i primi cristiani vivevano, attraverso riferimenti archeologici e storici. È un testo universitario, è un corso di altissimo spessore, io in genere non mi faccio della gran pubblicità, voi lo sapete, perché volare basso e schivare i sassi è la cosa migliore, però vi posso garantire che sarete entusiasti sia nel leggere il testo che partecipare al corso. Veramente, ci ho messo 13 anni, un pezzo della mia vita, consacrata a Dio per onore della verità e per fare chiarezza tra le chiese di Roma, tutto ciò che era realmente storico e ciò che è passato alla mitologia e alla leggenda. Vi aspetto numerosi, mi raccomando, molto numerosi. Ve lo dico perché sarà veramente entusiasmante. Ciao! Ecco, sì, questa era la pubblicità del... Complimenti! ...del prossimo corso che terremo con Walter Bini, ecco. Quello è un testo che verrà dato in omaggio a chi parteciperà al corso, è un manuale, veramente. Ok, va bene, finito lo spot. Mi iscrivo subito. Vai, grande Giovanni. Sarà un piacere, anche per collegare Roma a Gerusalemme, ovviamente, no? Bene.
Va bene. Ma poi ci sarà anche una riflessione di Valeria anche dopo, Giovanni? Sì, Valerio farà la seconda parte, Ok. diciamo un quarto d'ora un po' più di sapore ebraico. Ok. Allora, velocemente. Anzitutto, okay. Non siate timidi, se no ho capito che va tutto bene e se ne sarei sorpreso. Posso Paul. fare una domanda, solo se era possibile, ripetere magari il concetto. Quando ho detto che fine hanno fatto gli egiziani, poi io l'ho scritto, si sono integrati, però volevo capire qualcosa di più su questo punto, se era possibile. Ok. Il tuo nome? Eri. Eri. No, Rita, Rita. Ah, Rita, Rita, Rita. ok. Ancora qualcun altro? Intanto faccio vedere anche un modello che attualmente è in piedi, no? Però Sì, corretto. ecco qua. Questo è visitabile nel deserto del Negev, ecco. Magari ispira anche per le domande. Ok. Quindi l'altare, il lavacro e la tenda di convegno. Tutto chiaro per tutti, non ci sono. Giovanni, ciao, sono Rita, l'altra Rita. Ok, Rita Lagrotteria. Sì, cognome. Poi c'è anche Mirta che ha Beh, alzato la è mano. complicato. Ok. Senti, se potevi spendere due parole che volevo afferrare un po' di più quando dici che Paolo, quando dice di fare l'offerta per, non si riferiva all'elemosina, no? La differenza tra elemosina e offerta. I 17 capitoli del tabernacolo di cui lei ha parlato, in che cosa riguarderà il futuro? Puoi dire qualcosa di più cosa riguarderà il futuro, cioè? Ha detto che è un tema profetico, Sì, quindi ok. riguarderà il Chiaro. futuro. C'è anche Mirta che ha alzato la mano. Ok, Sì. prendiamo Mirta. Io volevo chiederti, la discendenza di Ismaele, come entra nel Ok, disegno benevolo di Dio? va bene. Direi che ce n'è abbastanza per tutti. Ok. Allora, da dove cominciamo? Allora, forse la domanda più quella facciamo quella di Sharon e di Maria Teresa, così risulta nel nome, cioè perché è un tema profetico. È un tema profetico fondamentalmente perché il tabernacolo è il tema dell'unità del popolo di Dio ed è il tema del tempo di Dio. Abbiamo detto lo Shabbat. Ed è profetico anche perché tutti gli ho questa sera non ne ho trattati, forse ne parlerei solo di uno, dell'arca. Tutti i simboli che ci sono dentro, l'altare, il candelabro, la tavola dei pani, l'altare dei profumi, l'arca, tutte queste cose ci parlano del Messia Gesù che sta per tornare e per regnare. Ok? In questo senso è un tema profetico rivolto al futuro, perché ci parla del Messia che sta per venire in mezzo al suo popolo. Questo è il primo aspetto. E l'altro aspetto ci riguarda direttamente e che ha a che fare con l'altra domanda che ha fatto Rita Lagrotteria, e cioè il tema dell'unità del popolo di Dio di cui Paolo stava parlando. Ecco, magari parliamo un po' di Paolo in questo senso. Questa è una mia personale, se volete, ricerca, ma anche convinzione. Noi facciamo fermare la predicazione di Paolo e in generale la predicazione di tutto il Nuovo Testamento alla salvezza di ogni uomo. E in effetti è così.
quando noi annunciamo l'Evangelo per ogni creatura. E pensiamo che Paolo semplicemente abbia adempiuto a questo mandato. In realtà il mandato di Paolo era più grande ed era quello dei profeti, e cioè che tutti i popoli sarebbero stati salvati non soltanto come singole persone, chiamate una per una, diciamo così, ma come gruppi di persone e come nazioni. Qui sul termine nazione bisognerebbe spiegare, diciamo nazione non nel senso politico, ma nel senso di una chiamata come popolo. Se noi dicessimo la Chiesa italiana in questo momento, cioè l'insieme dei credenti italiani, certamente voi vi riconoscerete in una unità collettiva, sarebbe come un grappolo duo, un'unità plurale. Quindi c'è un'unità individuale e un'unità plurale. Ma c'è un'unità plurale ancora più grande, che è quella di cui Paolo parlava. In tutta l'Epistola agli Efesini parla di questo. L'Epistola agli Efesini, questo lo dico sotto la mia responsabilità, non parla della Chiesa dei solo salvati in Gesù, come si intende correntemente, ma parla della Chiesa intesa come adunanza del popolo di Dio fatta di giudei e gentili, che è già fatta nel Regno dei Cieli e poi sulla terra. Quindi la teologia in questo senso, la teologia di Paolo è una teologia, non mi piace molto il termine teologia, ma per capirci, rivolta a una chiamata di popolo, a una salvezza di popolo, e questo popolo si aggiunge al popolo di Israele, perché Efesini è chiaro, non sono gli ebrei che diventano cristiani, ma dice voi eravate forestieri e avventizi e siete entrati a far parte del Commonwealth, si dice in inglese, vero Paul, del beneficio di Israele, della salvezza di Israele. Quindi c'è un movimento preciso, inequivocabile, in cui non sono gli ebrei che si convertono e diventano cristiani. Quindi il ragionamento di questo è che l'annuncio di Paolo è una salvezza collettiva, e la salvezza collettiva non è un concetto umano di unità, ma riflette l'unità del Signore stesso, l'unità di Dio. Padre, fa che io e te, che loro siano uno come io e te siamo uno. E questo è un altro concetto assolutamente centrale nella scrittura sull'unità di Dio. E quindi da questo l'unità di Dio, voi sapete la preghiera ebraica Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno. Questa è stata la grande rivoluzione di Abramo, e Gesù ha confermato questo nel Vangelo di Giovanni. E quindi l'Apostolo Paolo parla di questo Israele di Dio, di questa adunanza, o come una denominazione, voi sapete, forse qualcuno ne fa parte, un'assemblea di Dio. Quindi l'assemblea di Dio non è un gruppo diverso da un altro, ma è l'intero popolo di Dio. Allora, da questo punto di vista, Paolo annuncia qualcosa di più grande di una salvezza individuale, ma di un'unità di tutti gli adoratori che riceveranno profeticamente colui che sta per venire. E allora la questione della colletta, e così entro nell'altro tema, questa volta allora credo di aver risposto in parte, poi veniamo anche alla questione degli egiziani. Bene, allora diciamo semplicemente, facciamo così, parliamo prima che fine hanno fatto gli egiziani e che fine faranno le nazioni. Allora qui torniamo poi indietro e molto sinteticamente diciamo così, che non tutto Israele è uscito dall'Egitto. Questa è una cosa che forse non ci avevate mai pensato, ma solo una parte di Israele è uscito dall'Egitto, seguendo la chiamata di Mosè. E questo perché? Perché loro si sono assimilati a questa religione di morte, perché la religione degli egiziani era una religione dei morti, loro avevano il libro dei morti, molti oggi vanno in giro con una croce, con un anellino sopra,
quella è la croce dei morti, che è la religione egiziana, fateci caso. Sono dei simboli che durano ancora in questo tempo. Molti ragazzi si appendono questa croce con una pertugio sopra, con un'asola, che è la croce dei morti degli egiziani, il culto dei morti. Quindi una parte di Israele rimase in Egitto e l'Apostolo Paolo parla in un passaggio, credo, dei Corinzi a questo riguardo. Ma grazie a Dio, una parte degli egiziani hanno seguito Israele e quindi si sono associati. Quindi abbiamo l'inizio di un popolo di Dio che non è composto solo da Israele, anche per un altro motivo, perché c'erano i discendenti di Efraim e di Manasse. Questo cambia il tema sui nomi, che come sappiamo erano i figli di Giuseppe che aveva avuto con una straniera, cioè Asenat, la figlia del sacerdote egiziano, ok? Credo che queste notizie le conosciamo bene. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che un popolo nuovo si associa al primogenito di Dio. Questo è un punto centrale. Quando Mosè va da Faraone, dice: lascia andare il mio primogenito, e usa questa espressione. Ma l'Egitto diceva: no, sono io la civiltà, sono io il primogenito delle nazioni. No, noi siamo i figli del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E la primogenitura, perché il primo adoratore di Dio è stato Abramo, colui che viene dall'altra parte del fiume, Ever, da cui la parola ebreo. Ok? E Mosè dice: vuoi la dimostrazione di questo? Il tuo Dio fiume diventerà sangue. Capite? Abramo ha attraversato l'Eufrate e ha trovato per primo l'unico vero Dio. Mosè dice: io posso dimostrarti che Israele viene prima dell'Egitto per la chiamata di Abramo, che noi siamo primogeniti. Ma se tu vorrai, ti associerai a noi. E alla fine Faraone si piega e dice: andate, beneditemi della benedizione di Abramo. Io benedirò quelli che ti benediranno, trascurerò quelli che ti trascureranno. Quindi nell'uscita di Israele dall'Egitto c'è una chiamata collettiva come popolo, e un popolo non primogenito, gli egiziani, si associeranno, e così avverrà profeticamente per tutte le nazioni, compreso l'Italia, perché l'Italia è la nazione che dopo il tabernacolo ha detto: noi siamo la più grande delle nazioni, siamo Roma, ce ne parlerà il fratello Bini, e per questo ti dimostriamo che siamo noi i primogeniti delle nazioni, perché distruggiamo il tuo Tempio, come è distrutto ancora oggi, comprendete? Quindi c'è una preeminenza davanti al Signore di Israele nell'incontro tra Mosè, ma tornando a che fine hanno fatto gli egiziani, Faraone si piega, ma una parte degli egiziani si associa ad Israele e sarà integrato nel popolo di Israele. Questo richiede una... altro studio. Credo di aver risposto all'altra domanda. L'Apostolo Paolo, che non era cristiano e non si era convertito, ma dice nell'epistola ai Filippesi: nessun pastore si scandalizzi, per favore, ma dice espressamente: io sono stato afferrato dal Messia. Questa è l'espressione che usa Paolo. Questo dice il testo: sono stato afferrato, ma lui è rimasto perfettamente ebreo. Non solo, ma vi do l'ultima lettura, se volete. Questa mattina, rileggendo l'epistola per la mia edificazione personale, l'epistola ai Filippesi, scusate, sì, ai Filippesi, Paolo, qualcuno concetta vecchio o qualcun altro spenga il microfono, grazie. Allora, Paolo dice: è noto a quelli del Sinedrio, non usa la parola Sinedrio, credo che dice a quelli del Pretorio, che io sono un seguace di Gesù,
Adesso qui dico una piccola chicca anche per Paul e per i pastori. Paolo era un procuratore legale in Israele, cioè lui faceva parte del Sinedrio, questo si può dimostrare. Quando gli dice e no da quelle del pretorio, molto probabilmente non si riferiva al pretorio romano, ma si riferiva, ora scusate, questo è un dettaglio, poi possiamo studiarlo meglio, probabilmente si riferiva ai suoi colleghi di quando lui era procuratore presso il Tempio. Quindi Paolo non era, bisogna studiare molto a fondo la figura di Paolo, e questo lo capiamo da tanti dettagli. Questo per dire che il Signore anche ha strappato, anche tra i sacerdoti, dice Atti 6,7, questo è un altro tema, che molti del popolo credettero e si aggiunsero alla fede, e molti sacerdoti. Bene, allora siamo entrati nel tema. Allora Paolo comprendeva da ebreo esattamente tutta questa situazione, sapeva che gli egiziani si erano associati a Israele, quindi intorno al tabernacolo, con tutta la vicenda che ormai conosciamo bene. E quindi Paolo dice: questo è il tempo in cui dei due popoli il Signore ne farà uno solo. Ma quando dice i due popoli, l'estensione è giudei e gentili. E quindi l'offerta, e vengo a... ah no, manca quella di Ismaele. Ecco, il tema di Ismaele si associa in questo senso. Ismaele, la discendenza di Ismaele c'è in Genesi, potete leggerlo accuratamente. L'eredità della terra e la primogenitura appartiene a Isacco. Quindi Israele mantiene una funzione, ma c'è una... tu sarai un popolo numeroso, dice dei discendenti. Quando Agar si trova con Ismaele nel deserto, il Signore dà una benedizione per Ismaele. Ecco perché è molto apprezzabile il lavoro evangelistico che tanti fratelli faranno fra i musulmani, dove c'è tanto movimento. Quindi se vorranno, i figli di Ismaele, rispondo a Mirt, faranno una buona fine. Ma questo fa parte di un processo. C'è un processo in corso, ok? Sono sintetico. Concludiamo con Paolo. Di questo movimento collettivo, la terumà, l'offerta e la costruzione di un simbolo, perché Paolo non avrebbe speso 4 capitoli del Nuovo Testamento, e ci sono tanti altri riferimenti, prendiamo soltanto Paolo, solo per dire ci sono un po' di poveri e dobbiamo fare un po' di beneficenza, comprendete? Adesso no, non vorrei aprire su questo studio, sarebbe molto... ma parla di un'opera di grazia, ho preso qualche appunto se volete, ma questo ci porta un po' lontani, non lontani, perché... in pratica quello che io sto dicendo è che quello che Paolo fa con l'offerta rassomiglia a quello che Mosè fa, cioè la costruzione di un popolo nuovo dopo il vitello, e la costruzione di un popolo nuovo che è l'assemblea di Dio. Credo di aver messo insieme tutte le domande e spero che siate soddisfatti. E però se volete aggiungere o obiettare delle cose, lo gradirei. Paolo Schaeffer, se vuoi aggiungere qualche cosa, qualche considerazione, vai tranquillo. Mentre che aspettiamo, apri il microfono. Paolo, eccolo qui. Sì, sì, eccoci. Sì, no, dicevo che è molto interessante quello che Giovanni ha condiviso, e certamente stimola diversi pensieri. E perciò non credo che andrei ad aggiungere altro, perché non vorrei mandare in altre direzioni. Rimaniamo con quello che Giovanni ci ha dato questa sera. Assicurami che non ho detto eresie fin qui. No. E il concetto di una raccolta a modo di incontrare i bisogni
di quelli sofferenti in Gerusalemme e in Giudea, quel concetto rimane. Certo. Però che ci sia un senso superiore a quello che Paolo stava facendo, sì, eccoci. Parlando dell'offerta. Chiaro, sì. Il punto che bisogna, questo vale ancora per oggi, l'idea di si accettano i soldi da qualcuno con cui si è in un certo senso in una grande fiducia e una grande intimità, è come mangiare con qualcuno. E ancora oggi gli ebrei non accettano soldi, gli ortodossi, che vengono dei gentili, perché li considerano impure. C'è in un certo senso anche qualche cosa quando Gesù va al tempio e rovescia i tavoli di cambionetto, qualcosa in questo senso, perché quello era diventato un culto idolatra di un beneficio che facevano gli imperatori con loro oro e con le loro immagini. Quindi ci sarebbe molto da dire. Però non c'è dubbio che la lettera degli Efesini è la costruzione di questa unità. Questo è un punto centrale. Sì, assolutamente. E poi l'altra cosa forse da dire è che questa colletta, ci sono degli studi in questo senso, era un'operazione molto grande. Non era perché lui dà un incarico che, per come viene spiegato, proseguirà nel futuro. Quindi diventa una forma di associazione che continuerà, anche perché Paolo aveva problemi non piccoli soprattutto con Pietro, ma anche con Giacomo e Giovanni, perché prendere questi soldi dai pagani era un problema molto, non era un problema piccolo, lo è ancora oggi. E a me mi consola Paolo il fatto che Paolo ne parla moltissimo. Se tu leggi accuratamente questi capitoli, si capisce che è più di una questione di soccorso, però è chiaro che c'è il soccorso. Certo, infatti lui chiede alla Chiesa di Roma di pregare per lui affinché lui è arrivato lì a Gerusalemme, quello che lui portava sarebbe stato accettato e non respinto. Ok, so che ci sono questa serie dei pastori, mi piacerebbe, come dire, per mia consolazione di ascoltare qualche intervento anche di tipo diverso, se volete. Ancora 5 minuti possiamo, se c'è qualche pastore che vuole intervenire, gradito. Sì, c'è il pastore Nicola da Messina che mi fa molto piacere, Nicolino. Che fa molto possiamo piacere che sei con noi. Per gli amici Nicoari. Ah, ok, lo vedo. Shalom, fratello. Non si sente? Ha attivato il microfono, ma non si sente ancora. Poi c'è il pastore Ruben Infantino da Misilmeri. La Sicilia. Tutti dalla Sicilia. Allora. Io vi saluto, ho seguito a spezzoni, perché in questo momento sto ricevendo una serie di telefonate di credenti che si positivizzano e quindi vogliamo in questo unirci in preghiera. E tra una, avete visto che tante volte sono scomparso, uno perché è una bambina di 9 mesi che di tanto in tanto chiede l'attenzione del papà, dall'altra perché il telefono mi squilla che sto ricevendo un po' di telefonate di credenti che stanno positivizzando. E quindi volevano informarmi, ma soprattutto chiedere preghiera. Qualcuno è pure intubato, mi hanno appena comunicato, e quindi credo che anche questo possa essere un mezzo per poterci riunire e chiedere al Signore il suo intervento in un momento difficile come questo, in attesa del suo ritorno, perché la Chiesa attende il ritorno di Cristo Gesù. Questa è la nostra speranza. Grazie ancora per questa opportunità. Fratello Ruben, mi fa molto piacere di conoscerti. Voglio dire su questo tema del Covid che questo tema viene usato per dividere la Chiesa, ma siccome abbiamo parlato di unità, un consiglio molto semplice: i credenti vaccinati pregano per i non vaccinati e viceversa.
quelli che non sono vaccinati pregano per i vaccinati, perché abbiamo bisogno tutti quanti gli uni degli altri in preghiera, non per dire di quale partito facciamo parte, perché questo argomento è entrato nella Chiesa per la divisione, ma questa sera vogliamo lodare il Dio dell'unità. Grazie, fratello Rume. Amen. Grazie. Benedica. C'è anche il pastore... Vabbè, Nicolino, sei riuscito a mettere il microfono così sentiamo anche te? No, no. Si sente? Prova un po'? No, non si sente ancora. Niente, saremo costretti a venirti a trovare durante il culto della domenica alle Isole Eolie. Magari d'estate. Ora lo sentiamo. Adesso mi sentite? Sì, ora sì. Oh, ce l'abbiamo fatto, dai. Allora, ascoltate, questo purtroppo è nuovo, questo computer. E ho avuto dei problemi con il computer, quindi l'ho rinnovato completamente e ancora devo imparare ad usarlo adeguatamente. Per cui perdonatemi da questo il mio ritardo e anche adesso la difficoltà dell'attivazione del microfono. Dio vi benedica per tutto quello che state facendo. Dio benedica Alessandro stupendamente, sempre pronto per organizzare corsi davvero di alto profilo. Fratello Giovanni, è un piacere conoscerti. Grazie. Non ti conoscevo e adesso naturalmente mi pregio di considerare molto importante averti conosciuto. Magari io ti pongo una domanda così che potrei considerare anche banale. Tu hai, tra le altre cose molto interessanti che hai detto, hai anche riferito che Dio avrebbe scritto per due volte le tavole di pietra, una prima volta inserendo i nomi e una seconda volta inserendo il decalogo. E mi piacerebbe sapere come sei arrivato a questa... Ok. Allora, intanto grazie, fratello, per la tua domanda. Queste sono, diciamo... Queste cose abbiamo bisogno di Israele per studiare a fondo la scrittura. Diciamo che questo fa parte di un secondo livello della scrittura. Non sarebbe possibile, magari in un'altra sede lo possiamo fare, però brevemente diciamo questo, lo spiego in un'altra maniera. E cioè la tempistica di come Mosè è stato invitato dal Signore a salire nel Sinai. Allora la Torah, cioè le istruzioni di Dio, sono state date in tempo di Pentecoste, segnatevi questa, quindi che più o meno cade nel nostro mese di giugno. Quindi Mosè sale a Pentecoste, nel ricevimento del dono della Torah. E quando scende, è nel mese di Av, che sta subito dopo Pentecoste, che più o meno, diciamo, sappiamo che ci sono i 40 giorni, e lì verifica il peccato e la catastrofe del vitello d'oro. Poi c'è la risalita di Mosè e l'intercessione di Mosè per Israele. Questa intercessione di Mosè viene fatta nei 10 giorni di Yom Kippur. Yom Kippur dura 2 giorni e poi ci sono però 10 giorni di pentimento e ravvedimento. Quindi c'è un calendario preciso in cui Mosè sale a Pentecoste e scende dopo Yom Kippur. Nell'interpretazione ebraica viene fatta un'analisi molto precisa di questo, perché sono state rotte le tavole della legge, e in un certo senso così avviene la stessa cosa che per il tabernacolo. Cioè in Israele si dice in questa maniera, che nel primo incontro col Signore Mosè aveva solo una ragione di lode, quindi lui porterà al popolo l'insegnamento della lode. Ma quando lui scende per lodare Dio del suo incontro con Dio, c'è il vitello d'oro di mezzo. E allora il Signore pone le cose a un livello più elementare, spiritualmente
rende più basso e dà delle prescrizioni dicendo onora il padre e la madre, non rubare, non fare falsa testimonianza, tutto il decalogo che conosciamo. Quindi la seconda discesa è come che il Signore, è un po' come è successo con la venuta di Gesù, dice l'epistola ai Filippesi, egli si è abbassato, quindi ci ha dato qualche cosa di più comprensibile. Il Signore ha abbassato il livello di rivelazione e il tabernacolo in qualche maniera è un abbassamento del livello per spiegare cose elementari. Questa è un po' la spiegazione, però bisogna andare su un'interpretazione ebraica. Mi complimento anche con te, fratello, e ti faccio dono di qualcosa che riguarda Messina e sono felice dei fratelli siciliani. Io amo molto la Sicilia proprio a causa di Israele, perché Messina è stato uno dei grandi centri dell'ebraismo siciliano, a causa anche del suo porto, della sua posizione e tutto quanto. Poi nel 1500-1492 sono stati cacciati gli ebrei e la città è caduta in rovina. Però c'è una storia particolare che riguarda la città di Messina, che nel 1700 più o meno il re Carlo III di Borbone, di Napoli, si era reso conto che la catastrofe del sud Italia era causa della partenza degli ebrei, che dunque la Sicilia e non solo la Sicilia, tutto il sud erano impoveriti. Allora lui ha fatto un provvedimento speciale di esenzione delle tasse, re Carlo III di Napoli, affinché gli ebrei ritornassero a Messina. Ha cercato di rialzare le sorti economiche della città facendo tornare gli ebrei, ma a quel punto gli ebrei erano scappati per l'Europa e non si fidavano più dei Borboni, che erano stata la causa della cacciata nel 1500, e purtroppo non c'è stata questa ripresa. Però grazie a Dio molti di voi sono una discendenza di Israele, guardando i cognomi e anche allo spirito. Adesso abbiamo cambiato tema, questo fa parte del radunamento finale di Israele. Ok, poi se ne volete sapere di più contattate Alessandro e mi potete chiamare anche privatamente, possiamo avere delle conversazioni, delle cose, lo faccio molto volentieri, perché per me è servizio per il Signore e per la Chiesa. Ok, quindi Giovanni, io propongo una bella conferenza nella chiesa del pastore Nicolino nelle Isole Eolie, quindi a luglio-agosto. Nelle Isole Eolie? Perché lui va a fare il culto partendo da Milazzo con l'aliscafo. Mamma mia, questa è una bella avventura. E così parliamo di Israele in Sicilia. Amen, grazie fratello, ora ci conosciamo. Giovanni, questo mi piace. Scusami, ti volevo chiedere, tu di dove sei? Ah, perché io forse mi sono perso la prima parte, mi sarei presentato. No, non l'ho detto, adesso però dico brevemente chi sono e dove sono. Perdonami, non so se l'hai detto prima. A lezione, no, non l'ho detto, ma volentieri mi presento, scusate, ma per brevità questa sera. Io sono nativo della Puglia, dove c'è stata l'altro grande... Allora, il punto è questo, che quando il Tempio è stato distrutto, gli ebrei sono arrivati a Siracusa e a Brindisi. Io faccio parte del ceppo di Brindisi, però sono nativo del Gargano. E quindi Israele è rimasto in Puglia e in Sicilia principalmente, ma in tutto il sud Italia, per circa 1500 anni, fino alla sua cacciata. Sono, diciamo, io ho ricevuto la benedizione, la grazia di Dio, nella chiesa dei fratelli, però poi il Signore mi ha chiamato a un servizio diverso, dell'unità di tutti i seguaci di Gesù. E questo lo dico sinteticamente. Quindi ho avuto modo di studiare anche nelle chiese riformate, anche ho guidato una chiesa pentecostale, si capisce anche che a questo punto, devo dire, ho una certa età, pensando al fratello Ruben. E niente, sono stato battezzato però sotto la tenda Cristo alla risposta. Ecco, questo magari da un chiaro tenda. Le tende e i tabernacoli funzionano sempre. Adesso mi fermerei qui e lascerei la parola a mia moglie Valeria, che darà, diciamo, anche un tocco più ebraico a questa cosa. Lei sta approfondendo il lato ebraico, ok? Buon proseguimento, spero che resistete. Ciao a tutti, abbiamo pensato con Alessandro che un'ora e mezza
così piena e intensa non può assolutamente dar poi seguito ad un altro intervento, anche se il mio era comunque un intervento breve, comunque almeno un quarto d'ora, 20 minuti ci volevano, e io non penso che sia il caso di angustiarvi oltre. Quindi abbiamo pensato con Alessandro, ci siamo scambiati un po' di messaggi, abbiamo pensato di dire solo quello di cui avrei voluto parlare e rimandare. È solo rimandato, sì, e vedremo quando sarà. Allora io, siccome come penso molti di voi, stiamo vivendo questo tempo di desiderio, di origini e di necessità, di origini, di radici della nostra fede, allora pensavo di trattare l'argomento della preghiera, diciamo, relativamente alle prime forme di espressione di preghiera nell'antichità, a partire proprio dai patriarchi, passare poi al tempo di Mosè e poi al tempo ai tempi successivi, insomma, fino al Tempio, diciamo così. E quindi è molto interessante, molto, molto, diciamo, anche profondo come tema. E io ho tenuto già alcuni studi su questo tema. Potevo, insomma, fare, come dire, un estratto, ma lo faremo un'altra volta. E cosa vi posso dire? Alessandro mi ha detto di qualcosa che incuriosisca, che stimoli per una volta successiva. Sì, magari lunedì prossimo. Voi avete, sì, vediamo poi ci aggiorniamo, ci sentiamo direttamente. E vediamo un po' di andare un po' così alle radici di queste parole che vengono dal Signore stesso e che sono arrivate sulla bocca degli uomini antichi di fede, e sono le stesse che ritroviamo poi nei Siddur ebraici, nei libri di preghiera ebraica, parole che tutti noi, alle quali tutti noi potremmo dire amen nel 99,99% dei casi. Sono parole, diciamo, per noi assolutamente vitali e di benedizione, però hanno origine lontana, quindi sarebbe veramente bello una volta affrontarlo insieme. Ci metteremo d'accordo su quando e come. Sì, perché io avevo pensato che, insomma, essendo il titolo dell'altra volta era sulla liturgia, no? Sul servizio al Signore, quindi un modo di servire il Signore è anche quello di usare parole di benedizione, e le parole di benedizione sono sempre molto importanti e momenti importanti di riflessione. Quindi io niente, vi saluto semplicemente. E rimandiamo la cosa, va bene? E rimandiamo, dai, prossimamente. Io vi consiglio di seguire Valeria, perché lei sta finendo gli studi, è il terzo anno, giusto? Con Lucei, quindi... Sì, praticamente fra poche settimane finisco. Ecco, quindi è molto interessante anche da un punto di vista linguistico, scorporare le parole. Esatto. Molto interessante. Va bene, allora diciamo che possiamo concludere qua questa serata. Solo qualche annuncio finale. Allora, sapete che Giovanni prima ha parlato, per esempio, vedete, della festa di Pentecoste, no? Allora, abbiamo qui un calendario, se riesco a farlo andare avanti, ma non so proprio come si fa. Ecco qua, basta girare la rotellina. Vedete, questo è il nostro calendario ebraico, ve lo faccio vedere veloce. Qui praticamente trovate i giorni e i mesi in ebraico, e la cosa curiosa è che trovate le feste. Per esempio, Giovanni ha citato Shavuot, la festa di Pentecoste, no? A proposito delle tavole. Ed ecco qua, il prossimo anno, cioè quest'anno, nel 2022, cadrà il 4 giugno. Esattamente il giorno in cui un gruppo nostro, se Dio vuole, sarà guidato da Paolo Schaeffer in Israele, quindi per chi si vuole aggregare. Quindi ha parlato poi anche
di altre feste come lo Yom Kippur, che si celebra di solito a novembre, ottobre, novembre. Vedete, qua c'è la festa di Sukkot ed eccolo qua, Yom Kippur. Quest'anno sarà il 10 ottobre, mentre la settimana successiva, come diceva, sarà la festa delle capanne. Ed eccolo qua. Quindi una breve pubblicità anche su questo calendario che noi usiamo per sostenerci in realtà, quindi potete, se volete, acquistarlo qui al sito letterredelabibbia.it. Nello shop trovate un po' di libri, un po' di insegnamenti, riflessioni e anche il calendario. Quindi aprendo... Alessandro, scusami, c'è anche il cartaceo, il calendario o soltanto... Allora... Sì, non lo so se lo vedi Mirta, c'è, ne abbiamo qualche copia, ne abbiamo stampate, sì, un po' di, ecco, ne abbiamo stampate poche copie, però qualcuno c'è ancora, sì, quindi poi chi lo volesse, quindi noi, ok, una copia per Mirta, sì, chi lo volesse, un'altra Antonietta l'aveva chiesto, quindi ce n'è un po' di copie. Diciamo che è un modo che noi usiamo per sostenerci, però anche per stimolare, diciamo, a conoscere le festività e magari sostituirle con quelle del piano piano, no? Con quelle dell'Epifania, assolutamente, Halloween, subito cancellarla e magari introdurre la curiosità su altri tipi di festività che sono un po' più sane, no? Ovviamente a volte riceviamo un po' di commenti negativi, di polemiche, però intanto attraverso questo modo delle festività scopriamo un po' di più le scritture, il significato delle feste, che non si è affatto concluso, vero Nicolino? Perché per esempio parlando degli egiziani, Zaccaria 14 dice che loro andranno durante la festa delle capanne a celebrare appunto la festa delle capanne a Gerusalemme. E chi di loro andrà riceverà una pioggia di benedizioni. Adesso abbiamo avuto già testimonianze che questo sta succedendo, cioè che gruppi di egiziani stanno partendo proprio durante Sukkot, la festa delle capanne, e ricevono benedizione attraverso la pioggia. Lo diciamo perché le fonti che ce lo hanno raccontato sono attendibili, no? Quindi parliamo di ICEI, quindi l'ambasciata cristiana di Gerusalemme, nella sua sede qua in Italia ha scritto per noi, con noi, un articolo che riguarda queste testimonianze. Quindi sono prove che le festività sono ancora in atto e sono degli annunci profetici, degli appuntamenti, come ci ha detto Giovanni, come stiamo approfittando. Quindi quello che facciamo è tutto molto vivo in realtà, al contrario di quelli che sostengono che le feste, le festività sono pratiche morte, finite, relative a un tempo. Invece questi sono esempi tangibili che è tutto molto vivo, no? Quindi vogliamo scoprirlo, come diceva Valeria, attraverso questa scoperta delle origini. Niente di giudaizzante e neanche niente di ritorno alla legge, a partire dalla traduzione di queste parole, quindi non è più legge ma istruzione. Facciamo questo proprio per la passione delle scritture. Più ci appassioniamo e più saremo tutelati, diciamo, nei tempi che verranno, specialmente i tempi complicati. Alessandro, scusami, su questo tema una parola di chiarimento per quelli che sono nuovi. Sì. Perché non c'è una legge che lo impone, siamo liberi, nessuno è obbligato, ma se uno lo vuole fare non c'è neanche la legge che lo vieta, perché il problema è che è stata involontariamente forse messa una legge dicendo è vietato fare le feste di Dio. Allora nessuno è obbligato, ma nessuno deve sottostare a un divieto che sarebbe solo umano. Qui non si deve cristianizzare, si deve semplicemente vedere quello che faceva la comunità di Gesù e la comunità degli apostoli, e loro le festeggiavano, non c'è alcun dubbio, è scritto nel Nuovo Testamento.
Esatto, con Walter Bini andremo anche insomma, ad approfondire questi temi durante il prossimo corso, quindi dal 24 gennaio, poi daremo dei dettagli in più. Adesso io chiederei al più grande di noi, che credo sia il fratello Costantino di Taranto, Eliseo Costantino, se lui potesse pregare, per noi anche per i bisogni di cui ha parlato Ruben, no? Fratello Ruben. E poi io concluderei con un video di una guida che ci porta direttamente dentro il tabernacolo, il video di 1 minuto. Quindi questa guida vi porterà direttamente nel centro del tabernacolo. Quindi aprirà la cortina e vedrete cosa c'è dentro, va bene? Quindi dopo la preghiera rimanete con noi ancora 1 minutino. Costantino, ci sei? Sì, giusto Alessandro, Sì, Giovanni. prima che il fratello chiude con una preghiera, vorrei proporre per la prossima volta, Sì. piuttosto che tenere io l'ultima lezione, sulla base delle 3 lezioni che abbiamo fatto, perché abbiamo lasciato anche indietro altri temi. Proponete, diciamo, voi delle domande e io semplicemente interverrò sulle vostre domande. Quindi penso a Mirte e agli altri che avevano espresso questo desiderio di approfondimento. In qualche maniera tu mi fai pervenire qualche giorno prima della prossima volta, d'accordo? Così riesaminiamo un po' le tematiche. Già questo del tabernacolo è grande. Esatto. Grazie fratello Costantino della tua preghiera. Signore, ti ringraziamo per questa meravigliosa opportunità che ci hai dato, Signore. Vogliamo chiederti, Signore, ancora una volta di benedire Israele, Signore, benedire ognuno di noi, oh Padre, e soprattutto benedire la tua Chiesa in questo momento così difficile che attraverso, oh Padre. Signore, tutti coloro che sono attaccati da questo male che sta incombendo in questo tempo, Signore, possono essere in questo momento confortati, Signore, ristabiliti nel nome di Gesù. Nel nome di Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa. Tutto questo lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Grazie, grazie. Allora vi faccio vedere questo video con questa guida e poi ci salutiamo allora. Comunque, Una si pensa sempre parte cosa nel lì cuore del di deserto del Negev, grande. da questa parte l'altare dei sacrifici. Siamo all'interno del tabernacolo con le misure in scala reale date da Dio a Mosè. Tabernacolo vuol dire il desiderio di Dio di abitare in mezzo al suo popolo. E quindi l'altare dei sacrifici, la conca del lavacro, dove il sacerdote si lavava, si purificava e si specchiava per comparire un uomo giusto per andare in un luogo che era appunto il luogo santo, la menorah, l'altare dell'incenso e laggiù in fondo il luogo santissimo, dove il sommo sacerdote entrava una volta l'anno. Ecco, questo era il rituale che si compiva qui nel tabernacolo, un rituale che la Bibbia ci dice che è stato sospeso, nel senso che è stato provveduto un sacrificio perfetto. Non c'è più bisogno di farne altri perché quello perfetto è già venuto e Dio lo ha provveduto al suo popolo e a quanti ci credono.